Ciao ragazze e ragazze, non vi ho abbandonato. Allora, volevo mostrarvi una palette di Primark ed è questa, la Glitter Bio Glitter. Ce n'è una sola, penso. Ma non è nulla di che, però 6 euro, per 6 euro la trovo carina. Allora, vi spiego. Questi glitter sono proprio glitter, quindi sono praticamente tipo top coat, perché quelli belli sono questi, tutti questi, mentre questi qui si applicano sopra come top coat. Quindi questo è il prodotto. E sopra tamponiamo. Vedete che carino? Adesso ho usato questi colori, se ne possono usare di diversi. C'è quello scuro, sempre un top coat. Vediamo se riesco a mostrarvi il tutto per farvi capire. Tac! È caduto il tutto. Sono molto molto belli, molto. Per 6 euro io dico che ne vale la pena. Niente, poi da Tigotà, da Tigotà o acqua sapone, comunque un po' uno un po' l'altro, hanno quasi tutte e due gli stessi prodotti in varia qualche euro, e c'era una confezione in cartone, un pacchettino con questa pochette e due prodotti di Maybelline, di questi qua. Era l'ultima, poi qualche settimana fa l'aveva presa una mia figlia. Ma era uguale la confezione, la bustina dello stesso colore, però variavano i prodotti interni, nel senso le colorazioni. Questa è la 80 e la 175 che vi mostro. Gli swatch, queste, a parte il profumo che a me piacciono proprio tanto, questo è l'80. Poi si ossidano un po' e si, guardate la bellezza, questo è il 175. Poi, siccome non ho un'offerta, ho preso anche il 65, 9,90 mi sembra, non è neanche aperto, ancora aperto, ed è questa sorta di nude. Molto carino, ed è il 65. Questi qua mi sono piaciuti, a parte l'offerta di adesso, che io ne avevo già alcuni, perché hanno, sono bellissimi, non, ed è uno di questo, e non si spostano assolutamente, anche mangiando eccetera, quindi capirete. Poi di Pupa c'era una confezioncina rosa, era l'ultimo questa colorazione, e sono quegli stick. Siccome mi piace molto, è opaco ed è persistente, penso abbastanza, non l'ho provato ancora, però è questa sorta di, infatti era l'ultimo, questo era lo 002. Molto carina, la confezione era rosa di Pupa Stick, non ce ne sono molti, quindi non so se la collezione sia, se è vecchia, cioè vecchia di qualche mese, oppure se è nuova, non lo so proprio. Poi, sempre di Pupa, ci sono questi glitter bomb, questi sono già rivisti,
e ne avevo già acquistati qualcuno. Ed è questo, ho acquistato questo qua, che è particolare, vedete? Sembra arancio rosso, molto particolare. Me lo metto qua. Ma la bellezza non è quello che ho indosso. È bellissimo, ragazze. Sono uno più bello dell'altro, qua al suo specchio. Io ho acquistato questo che è il numero, non lo so. Ah sì, 007. Ah, 007. Si vede poco. Poi niente, poi basta. No, vedevo qua la matita di MAC, ma è quella che ho utilizzato per contornare la tinta labbra. Niente, volevo. Poi vedete, rimane una bella base. È bellissimo questo qua, bellissimo. 007 di Pupa dei Glitter Boom. Sono già rivisti, mi era piaciuto. Niente, vi mando un bacione grande e vi saluto. Alla prossima.